ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un video in collaborazione con Perline da Stirare. Vedete, qua c'è il negozio www.perlinedastirare.it, perché mi hanno mandato le mie adorate Amabits. Sì, che belle! Allora ragazzi, voi sapete, cioè chi mi segue sul canale sa che io adopero le Amabits, le adoro, le amo. Questi due pacchettini li trovate già aperti, perché ho usato questo rosso e questo giallo per finire le bacchette di Sailor Moon, che poi vi faccio vedere con calma. Allora, questo sito www.perlinedastirare.it vende le Amabits. Che cosa sono le Amabits? Sono appunto queste perline di plastica che si infilano. Aspettate, che adesso vediamo tutto con calma. Che si infilano su questo telaio. Si vede? Non si vede la mazza come al solito. Spostiamo il cartone. Ok, vedete, si infilano su questo telaio. Una volta che voi avete la vostra creazione finita, ultimata, li stirate ovviamente usando la carta forno tra il ferro da stiro e le perline. Questo sito ha 700.000 colori praticamente. Ogni pacchettino costa 2,40 euro, a meno che non siano colori speciali, particolari, tipo i perlati, tipo quello che si illumina nel buio, tipo l'oro, l'argento, così. Comunque ogni pacchettino, come vedete, contiene 1000 perline. Queste sono di misura media, che sono quelle poi alla fine che vanno di più, perché ci sono anche quelle più piccoline che sono di 2,5 mm. No. Allora, queste qua sono mezzo centimetro. Sì, quelle altre sono di 2,5 mm, sì, sono proprio piccole, piccole, piccole effettivamente. E poi ci sono quelle più grandi che usano di più i bambini, perché sono di un centimetro, se non sbaglio. Ora mi sono concentrata su queste qua di media grandezza. Io le adoro, ragazzi, sapete che io mi diverto a fare i miei quadretti. Allora, mi hanno mandato queste due basi che, aspettate, apro, ok, si possono unire tra di loro in questo modo e ovviamente fare qualcosa di più grande. Io infatti, per esempio, nel mio caso personale, io adoro fare i quadretti grandi, per cui benissimo. Poi mi hanno mandato questo colore, che è un color beigeolino chiaro. In videocamera vedete proprio un beige chiaro, invece dà più sul carne. Infatti è il color carne, vedete, il numero 27 è il color carne che io uso per fare i visi dei personaggi dei cartoni animati, che sapete che io amo, tipo la nostra Elsa. Qui volevo mostrarvi la Elsa che ho fatto l'ultima volta. Ovviamente non si vedrà una mazza, poi magari ingrandisco come l'ultima volta la videocamera, la sposto e ve la farò vedere. Comunque questo color qua che vedete qui, no, questo è un pelino ancora più scuro, qua non l'ho usato perché Elsa c'ha dei colori un po' particolari del suo viso. Comunque l'ho usato forse per degli altri personaggi, color carne. Poi ho preso, cioè mi hanno mandato i grigi, che ce ne sono di diversi tipi. Io ne uso tantissimo di grigio perché mi servono moltissimo per le sfumature. Questo è un grigio chiarissimo ed è il numero 70. Poi abbiamo questo grigio medio, color medio 17, numero 17,
E poi abbiamo questa colorazione che non sono più Ama Beats, ma loro vendono anche le Nabi Beats. La confezione da 1100 perline, per cui 100 perline in più, hanno delle colorazioni diverse dalle Ama, per cui unendole si possono fare ancora più sfumature. Ovviamente vanno stirate anche queste, sono bellissime anche queste, e io mi trovo bene anche con queste. Infatti qua, come potete vedere, c'è un altro color carne, però più scuro di questo, che io unendoli posso fare le sfumature di cui vi parlavo prima. Questo è il numero 6 delle Nabi Beats, numero 6 qua scritto in alto, e questa è la confezione da 1100. Io, ragazzi, mi trovo benissimo, cioè, per me le Ama Beats sono un relax, per me. Questo è il numero 8 invece. Poi ho preso il bianco, che va come il pane, queste sempre confezioni da 1000 delle Ama, e il bianco è il numero 01. Poi il color vaniglia, perché a me piacciono moltissimo i color pastelli, pastello in generale, questo è un vaniglia bellissimo, ok, ed è il numero 2, bello, mi piacciono. Poi abbiamo vari colori, guarda che carini, mi hanno mandato anche, penso siano carte, adesso le apriamo. Sì, credo che siano le carte, un omaggino extra hanno mandato, che carini. Ora lo apriamo e vediamo insieme che cos'è. Allora, ahia, oh, guarda, che carini, guarda, si possono anche realizzare queste figure qui, wow, che belle, bella idea. Quando mi vado ai mercatini, che io e mio marito ogni tanto ci annoiamo, possiamo benissimo farci una partitina a carte, belle, mi piacciono, grazie, sono stati veramente carini. Ok, molto molto utili, vabbè, lo chiudo dopo, abbiamo capito. Stavo dicendo, ho preso questo bordeaux scuro. Sì, è un colore, non lo uso così spesso, comunque viene sempre utile. Poi abbiamo un marrone color cioccolato. Ah, questo mi dimenticavo di dirvi che è il numero 30. Poi abbiamo delle Nabi Beats, che come vi dicevo vendono anche le Nabi Beats, che sono fantastiche, sono come le Ama Beats. La grandezza è la stessa, si stirano in egual modo, si possono usare insieme benissimo. È il numero 3, è un marrone proprio cioccolatoso, molto bello. Lo vedete scuro voi in videocamera, ma vi assicuro che è un pelino più chiaro, è proprio un cioccolato al latte. Poi abbiamo questo color rossastro, che non è né un marrone né un rosso, è un mix di tutti e due, lo trovo bellissimo, ed è il numero 20. E poi infine abbiamo il nero, beh, che va via come il bianco, va via come il pane. Ecco, io vi consiglio, magari, se siete al primo acquisto, diciamo, di prendere assolutamente il bianco e il nero, per forza. E magari anche un rosso e un giallo. Io adesso questi due, come vi dicevo prima, li ho già aperti. Questo rosso è il numero 22, mentre questo giallo è il numero 43. Tra l'altro hanno diversi gialli con cui si possono fare le sfumature, e vi mostro come ho usato io le sfumature. Vedete, questo è un Minion che non si vede una mazza, eccolo, questo è un Minion, però vedete che ci sono più colori e fa sì che lui venga sfumato. Bello, mi piace.
Ok, questi sono tutti i pacchettini che mi hanno mandato e adesso vi mostro come le ho sistemate, come le ho sistemate io personalmente, poi ognuno può sistemarle come vuole, è ovvio, però vi faccio vedere. Allora, queste tre bacchette che ho fatto ieri di Sailor Moon e le appenderò al prossimo mercatino che non so quando sarà, però mi piace tanto. Lo scettro lunare qua, non so se si chiama proprio così, ma credo di sì. No, non seguivo molto Sailor Moon, non so che sto dicendo, però non la seguivo molto perché è uscita negli anni che io già lavoravo, per cui non avevo tempo di seguirla. Però comunque queste bacchette mi piacciono tantissimo e le ho riprodotte. Tra l'altro, se cercate su internet, sotto immagini, perline Amabits, vi esce il mondo, per cui per quello ci sono tantissime cose che si possono fare. E poi vi faccio vedere come le ho sistemate io. Io le ho sistemate in questo modo. Aspettate che si giro magari dalla parte giusta. Vedete? Apro. Ok. E qua mi sono messa tutte le mie perline. Mamma che bello, non vedo l'ora di fare qualcos'altro. A me mi rilassano molto fare le Amabits. Mi rilassa veramente tantissimo. Ok ragazzi, spero di che il video vi sia piaciuto. Io adoro le Amabits. Se andate a vedere indietro, ho fatto anche delle altre recensioni sempre su questo sito. Parlando di questo sito, www.perlinedastirare.it, è favoloso, è uno dei pochi che vende veramente tantissimi colori qua in Italia. Io mi sono trovata sempre bene, la consegna del pacco è avvenuta in un giorno, cioè proprio velocissimi sono. Voi oggi fate l'ordine, domani parte, dopodomani vi arriva, cioè più veloci di così veramente non si può. E niente ragazzi, io vi saluto con la mia Elsa amabizzata. Ma non è meravigliosa? Sì, dovrei cambiare inquadratura, vediamo se riesco. Scusate ragazzi, eccoci qua. Sì, vabbè, la visione fa un po' schifio, però eccoci qua, la mia Elsa. Guardate che casino c'è sul mio tavolo. Va bene ragazzi, alla prossima, un saluto, ciao.